Ok, se state finendo l'aria sareste dovuti risalire in superficie automaticamente. Quindi qualcosa sta bloccando le pompe della zavorra. Ho messo i miei sabon nelle pompe. Dove altro potevo metterli? Ho poco spazio. In quel caso l'unico modo per tornare in superficie è sbarazzarsi del peso inutile. Hai sentito? Sì, dovrebbe essere. E tu fai. No, è la mia voce che non va. Non arrivo a quella nota. Già, lo dici a me. Devi vedere un dottore. Aspetta! Prima del dottore, proviamo con questa pozione. Limone, aglio, barbabietola, un pugno d'erba, un cucchiaio di fango, fegato d'oca e olio di merluzzo! E fa bene alle corde vocali. Non lo so, comunque vale la pena tentare. È vero, ce la puoi fare. Ci credi davvero? Mia zia aveva subito la stessa cosa. Sì, come te. Ma lei raddrizzò la sua vita. Doveva essere forte. Era la persona che mi piaceva di più al mondo, fino ad ora. Lasciamo che sia Lady Morgana a decidere il loro destino. Non vi ricordate di me? Mi avete salvato la vita, molti anni fa. Mordred. Ci rivediamo, Arthur. Mamma! Mamma! Perché? Perché mi hai lasciato solo così presto? Mi sono sentito così triste. Io non voglio stare da solo. Mamma, io volevo che tu scegliessi me. Volevo che tu vivessi per me, non per tua sorella! Vedo soltanto dei cadaveri. Come lo sai che sono morti? Sei un dottore! Spara! Ma loro sono morti, perché devo sparare se sono già morti? Così non si rialzano e non ci attaccano a sorpresa! Non toccarmi, cazzo! Spara! Cazzo! Io non ce la faccio più a stare qui, cazzo! Non ce la faccio più! Spegni l'interfono se proprio devi urlare in quel modo. Io non ho più alcun interesse a fare l'amante. Cristo santo, da quando sei così melodrammatico? Da quando ho capito che sei un piscia sotto. Dillo ancora e ti prendo a calci in culo. Andiamo, andiamo, fallo. Tu ti credi un duro, vero? Vero, non lo sei. Sei un codardo. Vaffanculo! Tu non hai capito un cazzo. Oh, capisco e come. Capisco meglio di chiunque altro che hai paura di tuo padre. Paura di tua moglie. Paura di vivere ciò che sei. Hanno il cuore fragile come tutte le donne. Fino a quando io sarò re, il tradimento non resterà mai impunito. Ser Ilin, portami la sua testa. Sei impazzito! Guarda dove vai. Non posso. Cosa? Con chi stai parlando? Con me. Ti ho sentito nella testa. Sono una telepata, leggo nella mente. Sta lontana dalla mia. Non voglio una ragazza strana che fruga lì dentro. Beh, in realtà c'è una ragazza per cui ho una cotta da sempre. Ma non credo che si sia mai accorta di me prima della mietitura. Parla di un ragazzo e di una ragazza. Si amano più di qualsiasi altra cosa. Ma non possono mai stare insieme. Perché? Perché c'è una maledizione. Ogni 17 anni si incontrano e si innamorano. E poi, proprio quando sono più felici, la ragazza muore.